Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale. Nel video di oggi volevo mostrarvi quella che è la mia attrezzatura, quelli che sono gli strumenti che utilizzo per allenarmi sia a casa che in palestra. Iniziamo dall'allenamento a casa. Che cosa utilizzo? Allora, un po' di cose. Innanzitutto, immancabile tappetino, perché senza il tappetino la mia scheda si uccide per terra. Per cosa utilizzate il tappetino? Per tutto, per fare gli addominali, per quando dovete stendervi a terra, varie eventuali, non sto qua a elencarvele tutte. Altra cosa che utilizzo a casa, la corda, fine, leggera, veloce per allenarmi. Il nostro amato foam roller, questa è la versione grande che vi ho già mostrato nel video, quello di come imparare a fare lo squat, e la versione quella più piccolina. Questa volta lo porto anche in palestra, non sempre perché sono in giro tutto il giorno con la borsa dalla palestra, quindi non sempre ho la possibilità, e sono a piedi, non sempre ho la possibilità, però a volte lo porto. I due foam roller li utilizzo sia prima dell'allenamento che dopo l'allenamento, sia quindi per attivare la circolazione del sangue e diciamo sciogliere i muscoli, che dopo appunto come stretching finale. Altra cosa che utilizzo sia a casa che in palestra è il nastro, l'elastico diciamo, anche questo ve l'ho mostrato nel video dello squat, se non l'avete visto andatelo a vedere. Questo qua serve principalmente per attivare i muscoli delle anche, per l'esercizio che utilizzo io, per attivare le anche, scusate. Altrimenti però può essere utilizzato per mille mille cose, per mille mille esercizi. A volte lo utilizzavo anche per le braccia, per fare i bicipiti, per fare i tricipiti, a seconda di comunque quello che è il movimento. Diciamo che secondo me avere un elastico a casa per fare gli allenamenti a corpo libero è sempre top. Ultima chicca, credo, sì, che ho per quanto riguarda l'allenamento a casa è una... diciamo che è uno strumento fatto in casa, ve lo mostro, non prendetemi in giro, guardatelo e poi capirete, provate a farlo e poi capirete. Che cos'è? È semplicemente, faccio vedere, un calzino vecchio, pulito, che non utilizzo più, con dentro due palline da tennis. È un trucchetto che mi hanno insegnato e che funziona da morire. Per cosa lo utilizzo? Allora, può essere utilizzato se la pallina da tennis singola, o diciamo in questo modo qua, può essere utilizzato sia quando avete un muscolo che vi fa male, voi ci appoggiate sopra la pallina, fate pressione, che ne so, sul pavimento o contro il muro, e ad esempio io sulla spalla me lo metto dietro, inizio a muovere la spalla e sento proprio la pallina che mi massaggia il muscolo, me lo lavoro energicamente per scioglierlo. Oppure, sempre questa cosa qua, la potete utilizzare per distendere i muscoli della schiena. Come? Voi vi sdraiate per terra come se doveste fare degli addominali e piano piano mettete questo, questo strumento, non so come chiamarlo, mettete questo alla base della schiena, diciamo a una spanna dal fondoschiena. Lo mettete sulla spina dorsale, lasciando la spina dorsale qui, quindi ipotizziamo che il mio braccio è la spina dorsale e voi ve lo mettete qua. Fate un addominale, due, tre addominali, avendo questo sulla spina dorsale. Poi lo spostate, lo sollevate di un paio di centimetri, lo rifate, lo sollevate di un paio di centimetri, lo rifate, fino ad arrivare quasi alla cervicale, un pochettino sotto. Fa male, perché fa male, però dopo sentirete proprio la vostra schiena bella distesa, i muscoli rilassati e starete sicuramente meglio. Quali altre cose utilizzo in casa? Tutto. Vado di fantasia, ovvero utilizzo i mobili, utilizzo la scopa, utilizzo le bottigliette d'acqua, utilizzo le casse d'acqua, a seconda dell'esercizio che ho intenzione di fare, a seconda del muscolo che voglio lavorare, mi invento qualcosa. Sempre come avete fatto vedere nel video dello squat, facevo lo squat al muro oppure utilizzavo il bastone della scopa.
Per fare braccia a volte utilizzavo le bottiglie d'acqua, tipo questa qua da 1,5 litri, oppure le casse d'acqua. Quando ho imparato a fare le flessioni, prima di fare le flessioni a terra, ho iniziato a farle sui vari mobili della cucina ad altezze differenti, quindi prima il mobile della cucina che era un po' più alto, poi mi sono spostata sul tavolo che era leggermente più basso, poi mi sono spostata sulla sedia finché ho iniziato a farle per terra. Il box squat lo facevo sul comodino di camera. Sfioravo il comodino e mi rialzavo, sfioravo col sedere il comodino e mi rialzavo. Il pistol squat ho iniziato a farlo sulla sedia, quindi cioè non servono chissà che attrezzi per fare degli esercizi in casa, bisogna avere un po' di inventiva e voglia di allenarsi. Una cosa fondamentale, ecco, questo è fondamentale, e prendo il cellulare, è un'applicazione che io ho scaricato e secondo me è fantastica e ve la volevo consigliare. Si chiama, aspettate che la trovo, ok, eccola qua, non so se riuscite a vederla, questa qui, si chiama Interval Timer. Perché secondo me è fichissima questa applicazione? Perché la utilizzo per i Tabata, ovvero quando devo fare quegli intervalli, quegli esercizi a intervalli, 20 secondi di esecuzione, 10 di pausa, 20 secondi, 10 di pausa, per 8 volte. Oppure devo fare un circuito di 15 secondi, 30 secondi, 15 secondi, 30 secondi. Ora, se sto facendo bene l'esercizio, A, non c'ho tempo di guardare l'orologio e le lancette che si muovono, B, non c'ho tempo di contare. Questa è fantastica perché fa tutto lei, tu puoi impostare tutti gli intervalli di esecuzione che vuoi, e anche il riscaldamento e il defaticamento, e a seconda della durata dell'intervallo e che tipo di intensità fai, suona la campanella ogni fine intervallo. Che ne so, avete impostato 15 e 10, ok, fa 15 secondi di esecuzione e quindi vedi il verde e vedi il cronometro che scende. Dopo 15 secondi, tac, suona una campanella, un allarme, quello che voi desiderate, e successivamente parte il cronometro dei 10 secondi di pausa. 10 secondi di pausa sono in rosso e poi ricomincia, suona 15 secondi verde, scala, suona 10 secondi rosso, scala, per il numero di giri che voi volete. Perciò top. Ok, vediamo ora gli strumenti che utilizzo in palestra. Ho pensato di farvi vedere per gradi a seconda un po' della difficoltà degli esercizi. Diciamo che per iniziare palestra secondo me è sufficiente avere un abbigliamento comodo, delle scarpe da ginnastica piatte, e io ho sempre utilizzato queste, a parte che sono bellissime. Sono le Fury Light della Reebok, mi piacevano tantissimo perché erano piatte, rigide, rasoterra, quindi non perdevo l'equilibrio, eccetera, riuscivo a stare stabile in tutti gli esercizi. Approvatissime. E altra cosa che vi serve per iniziare ad andare in palestra, dei semplici guantini. Io sinceramente senza guantini non ce la faccio, non riesco, toglietemi tutto ma non toglietemi i guantini, perché mi fa male la pelle, mi si taglia la pelle. No, io guantino, è un guantino semplicissimo, questi qua sono della Better Body, li avevo comprati su internet e li ho pagati una sciocchezza. Sono comodi, non sono troppo rinforzati, però proteggo le mani, sto tranquilla, riesco a eseguire bene il movimento, perché non so voi, ma io se ho la pelle irritata mi brucia e non riesco a tenere in mano manco un bicchiere, quindi sono delicata, lo so, però meglio prevenire, quindi andiamo lì. Guantino. Che altro utilizzo io per la palestra? Allora, queste cosa sono? Sono le fasce per polsi, i polsini, questi qua sono della Gaspar, sono fatti così, sono elasticizzati e si indossano così, dito girate intorno senza stringere troppo e praticamente vi blocca il polso. Non li ho sempre utilizzati e non li utilizzo sempre. Ho iniziato a utilizzarli dopo che mi sono lesionata le spalle. Questo perché li utilizzo? Allora, innanzitutto perché
in molti esercizi io, dove bisogna tenere il polso rigido e dritto, io non ho abbastanza forza per tenerlo dritto. Quindi ad esempio se devo fare delle distensioni col manubri di un certo peso, non riesco, faccio fatica a farle senza di loro. Non è che non riesco, però rischio di farmi male. Se faccio panca piana le utilizzo perché rischio di farmi male, se faccio il military press le utilizzo perché sennò rischio di farmi male. Le utilizzo anche per fare lo squat, perché appunto avendo io il problema alle spalle, se quando faccio lo squat invece che tenere il polso in giro così magari lo vedete meglio così, tendo a fare questo, ok? Facendo questo movimento dietro come se fosse un'accelerata col motorino, se faccio questa cosa qua io sento tantissimo la spalla dopo, sento proprio un dolore alla spalla, quindi preveniamo, tac. Per tutto il resto non lo utilizzo, quindi cioè se un giorno devo fare stacchi non utilizzo quelli, non li ho mai utilizzati. Per il resto approvati. Altra cosa che ho utilizzato, ma ho imparato e non utilizzo più, vi farò ridere. Allora, premessa. Quando ho iniziato a fare stacchi, gli stacchi regolari da terra, sempre perché ho la pelle delicata, io mi distruggevo, ma mi distruggevo le tibie. I davanti della mia gamba, tutte le tibie davanti erano un campo minato. Erano piene di tagli, graffi, lividi, chi più ne ha più ne metta. Christian mi prendeva in giro perché mi diceva che voleva regalarmi i suoi parastinchi che utilizzava per giocare a calcio e non mi sembrava il caso. Una soluzione poteva essere quella di utilizzare dei calzettoni spessi per ovviare al problema, però il calzettone spesso nella scarpa il piede non mi stava comodo. Allora ho preso spunto a mio papà che va sempre a correre e ho preso questi. Li ho presi alla Decathlon. Cosa sono? Sono delle sorte di calze ma senza il piede, ve le faccio vedere sul braccio per darvi un'idea. Ok. Questi sono fatti apposta per la gamba. Li coprono dalla caviglia fino al ginocchio. Io utilizzavo questi e sinceramente ho nettamente, se non drasticamente, ridotto le conseguenze dei miei stacchi. C'erano sempre i lividi, però almeno non c'erano i graffi e i lividi si stavano attenuando. Fino a che adesso non li utilizzo più, anche perché non ne ho, al momento non ne ho più avuto bisogno, quindi sono lì, però diciamo che nello zaino ce li ho sempre perché non si sa mai. Un'altra cosa che non è indispensabile, ma che io è da poco che sto iniziando a utilizzare, sempre inerente agli stacchi, sono le fasce. Queste fasce qua sono della MedMax e per cosa le utilizzo e perché le utilizzo? Le utilizzo da quando ho iniziato un pochettino ad aumentare il peso sullo stacco. Allora, funzionano così. Voi inserite un capo dentro questo anellino, così, ok? Ve lo mettete al polso e poi tirate. Vi tiene il polso ma non vi fa male. Questo lato qua lo dovete avvolgere sul bilanciere e poi lo avvolgete così, ora ipotizzate che qua ci sia un bilanciere, lo tenete e lo utilizzate per fare gli stacchi. Perché lo utilizzo? Lo utilizzo perché ho l'avambraccio che non è così forte per poter sollevare i pesi che sollevo. Allora, non sollevo 200 kg, ne sollevo al momento 60. Mi rendo conto che potrei far di più, ma non riesco a far di più proprio perché ho l'avambraccio che mi cede. Cedendomi l'avambraccio mi si apre la presa della mano e ciao belli. non riesco a farlo. In passato ovviavo a questo problema utilizzando una presa inversa, cioè invece che sollevare il bilanciere tenendo tutte e due le mani così, le alternavo. Il mio problema qual è stato? Che allora, se fate la presa alternata alzate il doppio, se non il doppio quasi, perché comunque è una presa più sicura, è più facile sollevare peso. Il problema qual è? Vi stortate. Perlomeno io ho stortato il bacino.
non è stato solo quello a stortarmi il bacino, però andando avanti nel tempo mi sono resa conto che il mio bacino si è pian piano stortato. Infatti sono andata dal fisioterapista e mi ha confermato questa problematica, che ho pian piano risolto quasi del tutto. Però per non ricascarci ho detto: ok, io tengo sempre la presa dritta, quindi così presa prona, finché riesco. Poi non vado di presa alternata, vado di fasce, e quelle ultime, le ultime che riesco le tiro su così, perché comunque io lo voglio allenare anche l'avambraccio. Però diciamo che durante quell'esercizio il mio focus primario non è sull'avambraccio, è sul resto. Quindi se per un problema di avambraccio non riesco a fare il resto, andiamo di queste. Spero che mi abbiate capito, perché sono un po' contorta stasera, è tardi, c'ho sonno, ma ci tenevo a fare questo video. Comunque, ultima cosa, ultimo strumento, accessorio che sto utilizzando per allenarmi e che penso che non farò mai più a meno è... sono le mie bambine. C'è Cristian che mi guarda. Le mie bambine. Allora, queste qua sono le scarpe dell'Adidas, le Powerlift. Ora, io ho sempre detto, lo ammetto, che le scarpe da powerlifting non mi servivano, e che potevo utilizzare le scarpe normali, le Furlet che vi ho fatto vedere prima, o comunque delle scarpe piatte, basse, come ad esempio delle Converse, delle classiche All Star. Bugia. Allora, queste scarpe sono fantastiche, perché voi ve le legate come una normale scarpa da ginnastica, poi legate qua, il piede ben saldo dentro, e cascasse il mondo, voi non vi scollate dal pavimento. È una cosa pazzesca, ma l'ho riscontrato subito con lo squat. Voi appoggiate il piede e zero, non si muove di un millimetro, lì è, lì resta, avete un'esecuzione pulita, precisa, ben salda, giù, su, fantastico. Il bello di queste scarpe è appunto che sono molto semplici, in realtà, vabbè, io me le hanno regalate ipercolorate, però sono semplici, perché comunque sono leggermente più alte dietro rispetto che davanti, rigidissime, la suola è rigidissima, molto leggera, cosa che non pensavo, non vi danno fastidio averle addosso, però lì, sì, cioè... non so come spiegarlo, però a fare lo squat, a fare gli stacchi, a fare la panca piana, a fare il military, a fare della semplice pressa a 45 gradi, voi appoggiate il vostro piede, lì è. Cioè, non c'è il minimo tentennamento, cioè, già così non riesco quasi neanche a spostarla, a farlo così sulla mano, figuratevi su una superficie, diciamo, non liscia. Vi tiene il piede ancorato al terreno e è fenomenale. Cioè, se non lo provate, non potete capirlo. E io me ne sono resa conto solo quando le ho provate per la prima volta. Però, approvatissime. Scherzi a parte, io vi ho mostrato un pochettino tutto quello che io ho a casa. Poi, a seconda di quelli che sono i vostri obiettivi, a seconda di quello che è il vostro grado di allenamento, l'intensità di allenamento, eccetera, potete usare tutto, come potete utilizzare niente. Oddio, niente no. Diciamo che le uniche cose secondo me fondamentali sono un bel paio di scarpe da ginnastica comode, possibilmente secondo me non con il gel ma con la suola piatta, quindi anche delle semplici All Star vanno benissimo. E altra cosa, mi gratta il naso oggi, sto continuando a grattarmi il naso. Altra cosa, i guantini. Con i guantini siete a posto e potete tranquillamente allenarvi. Non serve spendere migliaia di soldi, sinceramente. Sono tutte cose che io negli anni ho utilizzato, però io mi alleno da 10 anni. Più o meno intensamente io da 10 anni che frequento la palestra, ok? Queste è da un mese che le utilizzo e non le ho comprate io. Me le ha regalate la nonna e la zia di Christian. È stato uno dei regali più belli che io potessi ricevere.
se andate a vedere sul mio video dei regali di compleanno le vedete, e però ne ho sempre fatte a meno, quindi ora che le ho provate, ciao belli, non me le toglio più dai piedi nessuno, però comunque fino ad ora non le ho utilizzate, quindi state tranquilli che non serve che spendiate soldi e soldi per un paio di scarpe. Se vi allenate bene, le scarpe sono un di più. E niente ragazzi, io spero tanto di avervi tenuto compagnia e che questo video vi sia stato utile. Se sì, mi raccomando, mettete un bel mi piace e iscrivetevi al canale. E mi raccomando, se magari avete qualche consiglio, qualche suggerimento, qualche accessorio, attrezzatura particolare che vi va di condividere con noi, commentate qui sotto. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!